Sulla grande guerra dell'anello, molte canzoni sono state cantate e molte storie raccontate. I nomi di eroi come Gandalf il Grigio, Aragorn il Re e Frodo, il portatore dell'anello, sono molto riveriti. E giustamente. Tuttavia, la stretta di Sauron si estese ben oltre le terre di Gondor e Rohan soltanto. E le sue forze avrebbero potuto fare molto male nel nord della Terra di Mezzo se un manipolo di eroi non si fosse trovato sulla loro strada. Anche le loro storie meritano di venire raccontate. Presta attenzione ora a una di queste storie che comincia qui, nella tranquilla città di Brea, proprio qualche giorno prima che Frodo arrivi per la sua impresa. Aragorn. Erodan, ben trovato. E in compagnia di Andriel di Granburrone e di Farin di Erebor. Un terzetto improbabile da vedere attraversare le porte del Puledro impennato. Sapevo che eravate al guado del Sarn. Portate notizie da Albarad? Sì, brutte notizie. Temevo che fosse così. Presto, ditemi cos'è successo, ma tenete la voce bassa. Ci sono orecchie poco amichevoli, persino qui a Brea. 3 giorni fa, la guardia al guado del Sarn è stata attaccata da 9 cavalieri. Tenete duro, Ravinghi! Siamo stati sopraffatti e il nemico è passato nella contea. È peggio di quanto immaginassi. Conosco questi cavalieri. Vengono da Mordor. La nostra gente non può sperare di resistere contro i 9 insieme. Abbiamo avuto molte perdite. Molto male. Abbiamo cercato di resistergli, ma erano circondati da un'aura di terrore innaturale. C'è altro che devi sapere. Dopo il cammino, uno dei cavalieri neri si è incontrato con un alleato, un uomo di grande malignità e potere. Agandaur. Come il nostro padrone ha ordinato, ho fomentato gli orchi delle montagne. Persino ora, le mie forze si riuniscono tra le rovine della vecchia Fornost. Torna subito e prepara le tue forze. Ne avremo presto bisogno. I miei orchi saranno pronti. Queste terre hanno conosciuto la pace troppo a lungo. Ben presto sentiranno l'ira dell'oscuro signore. Se questo Agandaur ha una forza a Fornost, la nostra posizione diventa ancora più disperata. Ma perché tutta questa forza contro i pacifici Halfling? Non può essere che il nemico li veda come una minaccia. Dirò solo questo. C'è un hobbit della contea che dovrebbe arrivare qui con un grosso fardello. Se cade nelle mani del nemico significherà la condanna per tutti noi. Sì, per quanto sembri strano. Ora quest'hobbit è alla deriva sulla strada circondato dai nemici. Devo trovarlo prima di loro e ho bisogno che mi aiutate a tenerlo al sicuro. Sei il mio capitano. Sarò lieto di fare qualunque cosa mi ordinerai. Sì, ora ne faccio parte anch'io. Allora noi 3 siamo della stessa idea. Come possiamo aiutarti? Dobbiamo ridurre la minaccia da parte dei nemici riuniti a Fornost. Andate lì e fate tutto ciò che potete per tenere lo sguardo del nemico rivolto verso di voi e lontano dalla contea. Forse avremo aiuto in questo compito. Elladan e Delroir erano al nord l'ultima volta che ne ho avuto notizie. Se il nemico si raduna, sicuramente se ne accorgeranno. Bene, non potreste trovare alleati migliori dei figli di Elrond. Spero che ci incontreremo, ma con o senza aiuto il nemico verrà tenuto impegnato. Ce ne assicureremo.
Tu sei un'elfa, vero? Scusami, dovrei notare un'elfa che entra nel puledro impennato. Immagino di avere la testa fra le nuvole oggi. Devi perdonarmi se lo dico, ma sembri turbato. Oh no, non si tratta di guai. Non proprio. Sono più... sono innamorato. Di certo è una buona cosa. Dimmi, chi è che ami? Eidona Bellflower, il mio amore dell'infanzia. Ho sempre pensato che fossimo fatti l'uno per l'altra, ma a suo padre non piacciono le mie aspettative. Sta combinando un matrimonio con il fabbro, Elmund Brushwood. I desideri di un padre non devono venire tralasciati con leggerezza. Ma... e Aidona? Anche lei ti ama? È proprio questo il problema. Non ne sono sicuro. Le ho sempre detto quanto l'amavo quando eravamo bambini. Era tutto un gioco all'epoca. Poi siamo cresciuti e è diventato molto più difficile da dire. Se la ami, diglielo. Voglio dirglielo, davvero. Ascolta, questo medaglione apparteneva a mia madre. Voglio darlo a Aidona come pegno del mio amore. Ma la catenina è rotta e Elmund il fabbro è l'unico in città che può aggiustarla. Se glielo porto sicuramente sospetterà qualcosa e mi manderà via. Una faccenda semplice. Lascia che glielo porti. Sì, potrebbe funzionare. Elmund non sospetterebbe mai di uno straniero come te. Ma c'è un'altra cosa. Il padre di Aidona, lui tiene attentamente d'occhio la figlia e non mi concederà un momento da solo con lei. Le porterò il medaglione e le tue parole. Meraviglioso, davvero perfetto. Molto bene, glielo dirò. E solo un'ultima cosa. Dopo che le avrai parlato, potresti tornare per dirmi cosa ha detto? Certamente, ti porterò la sua risposta. Cielo, che mi prende un colpo se non è un'elfa, proprio qui nella mia locanda. È carina come un fiore. Sono passate ere e ere da quando abbiamo avuto qualcuno come te al puledro impennato. È un onore, ecco cos'è, un onore puro e semplice. Ah, ma senti come chiacchiero. Cosa posso fare per te, signore? Che notizie portano i viaggiatori ultimamente? Ultimamente si parla per lo più di problemi lontano a sud. Sembra che laggiù si stia preparando una guerra o qualche altra calamità. Sono arrivate delle persone lungo Verde Via, la vecchia strada da sud, cercando un luogo per trovare un po' di pace. Si stanno insediando qui, nelle terre di Brea? Beh, no. Non è che non siamo comprensivi verso i loro problemi. È solo che Brea appartiene agli abitanti di Brea. Non possiamo accogliere molti estranei. E la verità è che non mi piace l'aspetto di molti di questi nuovi venuti. Alcuni di loro hanno il male in mente. Grazie e addio. Salve, signorina. Cosa posso fare per te? Potrebbero servirmi alcune cose prima di lasciare la città. Dove dovrei cercarle? Abbiamo magazzini e negozi qui in città, ma sospetto che la maggior parte non sarebbero adatti alle tue necessità. Potresti provare il negozio di Adalgar Old Bank. Ha una raccolta di oggetti insoliti che potrebbero interessarti. È proprio dall'altra parte della strada, da qui all'angolo. Se ti servono riparazioni, prova da Elmund Brushwood, il nostro fabbro. La sua fucina è proprio dall'altra parte della strada, lì all'angolo. Parlami della tua città. Oh, Brea è un vecchio luogo. E qui da ere e ere. Questo è l'unico posto al mondo dove troverai hobbit e uomini che vivono fianco a fianco.
In passato vedevamo molti viaggiatori passare da Brea. Non così tanti oggi, ma ho ancora abbastanza clienti da tenermi impegnato. Devo andare. Queste persone sembrano non avere alcuna idea dei pericoli che le minacciano. Benvenuto a Brea. Sei uno straniero qui. Posso farti qualche domanda? Forse, ma prima dimmi chi sei. Mi chiamo Otto Aster. E Brea è la mia casa. Sono preoccupato per il futuro della città. È di questo che vorrei parlarti. Il futuro di una cittadina è di poco interesse. Devo andare. Thank you.
cosa abbiamo qui? Uno straniero in città? Stavo proprio cercando uno straniero. Ti interessa un piccolo e innocuo passatempo? Ci puoi guadagnare dei soldi. Che genere di passatempo avevi in mente? Beh, nulla più di un semplice gioco di indovinelli, tutto qui. Adoro gli indovinelli, ma tutti in città hanno già sentito tutti quelli che so. Penso però di poter sorprendere te, no? Anche alla mia gente piacciono gli indovinelli, ma non ho mai sentito parlare di denaro che cambia mano facendoli. È semplice. Scommetti dei soldi e io ti faccio un indovinello. Se mi dai la risposta esatta, abbastanza in fretta, raddoppierò il tuo denaro. Se ti sbagli, i soldi andranno a me. Cosa ne dici? Mi affascina. Fammi il tuo indovinello. Prima devi tirar fuori il denaro. Quanto vuoi scommettere? Ricorda che potresti raddoppiare se sei abbastanza abile e svelto. Fatto. Ora ricorda, dovrai rispondere in fretta. Non ti darò molto tempo con dei soldi veri in gioco. Sì, fammi sentire il tuo indovinello. Cos'è così fragile che persino dirne il nome lo rompe? Ah, hai ragione. Sei intelligente. Dammi la possibilità di rivincere, eh? Cosa ne dici di lasciare o raddoppiare in un altro tentativo? Basta indovinelli per ora. Prenderò il mio denaro e me ne andrò.
c'è poco sotto forma di arte o giardini a Brea. Mi chiedo se le città degli uomini sono sempre così desolate. Beh, che mi prenda un colpo se non è un'elfa a entrare nel mio negozio. Come usci... Sei un uomo forte, Brembo. Farai bene con lui. Mi sembra una buona idea. Ma non lo so. Non vorrei far male a nessuno. Almeno non gravemente. Pensi che gli importi di te? Io dico di prendere ciò che vuoi e al diavolo il resto. Allora, che cosa vuoi, Elfa? Questa è una conversazione privata. Hai detto qualcosa sul fare del male alla gente. Perché? Beh, è solo che quel tipo e i suoi amici mi offrono la possibilità di... Beh, sai, far parte di una banda. Chiudi il becco, Harley Brembol. Non devi spifferare tutto a questa tizia dalle orecchie appuntite. Questo non è posto per niente. Penso che questo non sia posto per te. Tieni i tuoi insulti per te. E se non lo faccio, che cosa farai al riguardo, eh? Tu, sporco cagnaccio, fa come vuoi adesso, ma ho amici, amici potenti. Te ne pentirai presto. Ricordati le mie parole, l'intera città se ne pentirà. La pensi come il tuo amico? Io? No, 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 io... No, in realtà non lo conosco neanche, no. È un forestiero qui. È appena arrivato da sud una settimana o due fa... Non avrò più niente a che fare con lui, lo giuro. Non mi fido di quello. Cosa voleva da te? Beh, non ne sono davvero sicuro. Ha detto che presto qui intorno avverranno dei cambiamenti e coloro tanto intelligenti da unirsi ai suoi amici finiranno per gestire le cose. Non intende fare alcun bene a Brea o a te. Faresti bene a evitare uomini del genere. Sì. Hai ragione. La gente qui forse non mi tratta sempre come vorrei, ma è comunque la mia città. Non dovrei allearmi con degli stranieri. Questa è la via saggia. Addio, Harley Brembol. Qualcosa mi dice che non hai bisogno di un rastrello o una pala.
Che cos'hai lì? Sembra... Oh, ma sto ficcando il naso. Perdonami.